Buongiorno! Prego, mi dica. Le mie amiche mi hanno parlato molto bene del vostro negozio. Meno male! E siccome si avvicina a San Valentino, sì, ho voglia di passare una serata col mio compagno. Sì. E ho voglia di sentirmi sexy, desiderabile, insomma. Bene, 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 ma già sei una bellissima ragazza, per cui dirò che ci dovrò lavorare molto poco con te. Ti posso aiutare con degli abiti, allora? Certo, qualcosa che... che insomma che mette in evidenza la tua femminilità. Esatto. Perché noi donne effettivamente un po' sempre jeans, pantaloni, giubbini, insomma, quel giorno che abbiamo voglia di festeggiare, è giusto che tiriamo fuori tutta la nostra sensualità. E io ti posso aiutare con questa nuova collezione di Rimkoff. Guarda che carina. Guarda, io ti proporrei per questa serata un bel top con questo rosso bellissimo Valentino che ha questa rouge nel laterale. Cosa ne pensi? Molto fine. Una cosa così. Dietro è aperto, così, e puoi abbinarlo o un pantalone fluido sotto, così, per cui rimangono due tessuti, diciamo, simili, che quando ti muovi è molto sensuale la fluidità del movimento di questo tessuto, e soprattutto ci potresti abbinare un, perdonami, guarda, cappottino che ha tutto goffrato, che praticamente chiude un pochino il discorso del total look. Bello. Cosa ne pensi? Bello. E magari la gonna? Se vuoi fare una gonna, puoi mettere una gonna, questa qui che ha tutti i teli a ruota, si chiama un po' a petalo perché ha questo effetto un po' dei fiori alla fine finale. Lo vedi com'è carino? Rimane aderentina un po' a sirena la parte alta e poi si allarga. Ovviamente tu mi dirai, ma la sirena poi mi segna, mi fa la pancia, mi fa il culo. Non è vero. Perché poi queste sono, allora, sono aziende ovviamente che sono studiate perché ti vestano bene, non che ti segnino, ma che valorizzino. E in più noi abbiamo questo effetto petalo di questa giacchina, di questa canottierina, che è messa sotto all'effetto che vedo non vedo con la tua gonna. A questo potresti, se invece vorrei, non voglio i tre pezzi, voglio una cosa unica, quando mai, cioè la cosa, una delle cose più belle che può mettere una donna è l'abito. Cosa ne pensi? Mi piace, vero? Possiamo vederlo. Guarda. Ma secondo te con le mie forme, i fianchi, non è che poi... No, sai perché? Perché questa azienda in particolare, ma quasi, diciamo che ormai la maggior parte delle aziende è quelle che studiano per poter valorizzare le forme e non metterle in evidenza, fanno dei tessuti appositamente tagliati in un modo che le valorizzano ma non le mettono in evidenza, cioè segnano ma nel punto giusto. E poi, parliamoci chiaro, non è che un abito ti fa 20 kg meno o un abito ti dimagrisce, un abito deve vestire bene e farti sentire bene. Questo qui in particolare ha all'interno con un tessuto apposta che tende a tenerti un pochino la parte interna e scivola sopra il jersey. Per cui la vestibilità, io ti prometto che tu quando te lo provi questo abito ti rimarrai anche tu senza parole, perché provare, cioè la famosa parola provare per credere, questa va provato e sono sicura che ti innamorerai. Questo è un abito. L'altro abito molto bello con le rose, per cui con questa rosa sfumata e diciamo la foglia così in grigio, con tutte le sfumature del grigio arrivando al nero, è molto bello anche questo abito, per cui hai la possibilità di mettere o i tre pezzi con il pantalone e in alternativa alla gonna, oppure i due tipi di abito. Quel cappottino che ti ho detto potrebbe essere l'alternativa da mettere su il nero, oppure anche sugli abiti, perché no? Comunque il richiamo della familiarità, della fantasia, della rosa, starebbe bene con tutte e tre le situazioni. Adesso, se vuoi, dopo un look così, che è un look un pochino più romantico, possiamo far uscire anche la bestia che è in te. E quindi pensavo a una cosa del genere. Aspettami un secondo solo. Perdonami. Allora, possiamo usare un giubbettino, che è stile quello che io indosso, che potrebbe rendere un pochino più grintoso l'abito romantico. Allora, perché no? Oh sì, qua mi ci vedo. Come ti vedi così? Mi vedo, sì sì. Ecco, questa è l'idea, diciamo, grintosa, che questo giubbetto è furbo perché sì, così, un bel tacco sotto, oppure anche un bello stivale, una bella calza sexy, poi l'intimo ci pensiamo dopo,
Oppure anche con quello che ti avevo proposto prima, se hai voglia, non è male anche questa cosa. Che vabbè, io sono una fan del pantalone, per cui ovviamente tirerei il pantalone. Però anche questa è molto bello. Questo e il pantalone o la gonna sono tre pezzi favolosi che ti permettono sì di usarlo quella sera col tuo compagno per una serata particolare, ma poi una cosa così ci esci una serata, vai a cena normale, vai a farti una passeggiata una domenica, vai a un concerto, magari andare a lavoro, no, sono al tuo capo qui, però devo dire che così mi sembra un look carino. Cosa ne pensi? Bello, proviamo. Brava, ok, dai, andiamo. Senti, ma prima di provare il tutto, sì, magari vediamo già anche l'intimo? Cosa dici? Sì, se vuoi facciamo così. Con l'intimo potrei proporti due cose carine. Potrebbe essere o un look con un intimo preformato, perché è differenziato giro e coppa, per cui con un seno come il tuo importante ci vuole comunque una coppa che tenga bene sul seno. Poi con questi abiti che sono un pochino aderenti nella parte alta, ovviamente devo darti un reggiseno che ti tenga bene e che ti vesta bene, con una mutandina bielastica, anche questa molto carina, vedi che viene su bell'alta, con un bel pizzo tutto elasticizzato. Poi questo, oppure l'altra soluzione potrebbe essere il colore. Noi abbiamo anche, cioè, rosso che ci piace, però potremmo anche passare ai colori più, diciamo, verso la primavera. Un azzurro, sempre con sotto la mutandina in abbinato, sono tutti coordinati che sono molto belli. E le proviamo. Io direi che adesso cosa facciamo? Prima ci infiliamo l'intimo e poi ci infiliamo gli abiti. Direi proprio di sì. Ok? Ok. Andiamo.